Ciao, un po' di tempo fa avevo fatto un video, lo trovate qui sul mio canale, questo riguardante ZBrush Core Mini, che è una versione molto ridotta di ZBrush, ma completamente gratuita, quindi vi permette di imparare questo importante programma di scultura nelle sue funzioni base in modo gratuito e può essere anche comunque sufficiente per diverse cose. C'è stato un aggiornamento recente a questo programma gratuito e allora faccio oggi questo video per mostrarvi le differenze. Vi rimando comunque al video principale, guardatelo per capire come funziona in senso generale il programma. Ecco qui la nuova versione. La cosa più nuova da mostrare sono questi nuovi pennelli che ci sono a sinistra. Sono quattro nuovi pennelli che in realtà sono più che pennelli, perché ognuno di questi contiene una serie di forme. Per poterli utilizzare bisogna selezionare il pennello, a volte si deve aspettare un attimo. Questo 17 indica che ci sono 17 forme all'interno del pennello, quindi possiamo scorrere con il solito tasto destro e vedete, queste sono delle forme già pronte, questi sono dei nasi, ad esempio. Quando ne selezionate uno, sulla vostra mesh trascinate, dovete trascinare dal basso verso l'alto ed ecco che appare un'intera forma già scolpita. Potete continuare a lavorarci dopo. Allora, questo è un naso e di solito si mette in mezzo, ma per esempio questo invece è un occhio. Se vogliamo mettere qualcosa in mezzo, come appunto il naso, possiamo partire dal centro, ma attenzione che avendo la simmetria, come vedete, sono sempre due i nasi che vengono aggiunti. Se premete lo shift, obbligate il movimento in verticale e quindi in qualche modo siete più sicuri che corrispondano. Potete ottenere un risultato decente lo stesso, ma vedete che comunque c'è qualche difettino. Eventualmente la cosa migliore per le cose che stanno in mezzo, come appunto per esempio nasi e bocche, oltre a, come ho fatto adesso, mettermi in mezzo, trascinare e premere shift, potrebbe anche essere meglio togliere la simmetria e quindi da questo momento in poi l'oggetto inserito è uno solo e viene inserito senza difetti, diciamo. Poi ripristinate la simmetria. Vi rimando, come ho già detto, al video precedente per scoprire l'uso di tutti gli altri strumenti per cambiare il vostro oggetto come preferite. Vediamo un pochettino, tornando alla sfera iniziale, cosa c'è a disposizione. Qui abbiamo un po' di nasi realistici, un paio di nasi da animale, questa stranissima bocca fatta da vari elementi. E guardate, adesso il mio pennello è molto grande e quindi qual è il risultato? Che i poligoni sono molto grossi. Questo perché se avete seguito l'altro mio video, sapete che la dimensione del pennello indica la qualità dei poligoni che vengono inventati. Quindi cosa devo fare? Devo ridurre la dimensione del mio pennello di molto e allora adesso il risultato sarà di qualità più alta. Quindi ricordatevi, quanto più piccolo è il pennello, quanto più dettagliato è il risultato dal basso verso l'alto. Vedete, qui è abbastanza ruvida la punta del naso. Se riduco al minimo la dimensione del pennello, di qua e di là per averne due, ecco che all'improvviso vedo tutti i dettagli. Tra l'altro mi viene l'avviso che bisogna ridurre le dimensioni perché vi ricordate siamo adesso è arrivato a 4 milioni di poligoni, sono troppi, basta fare reduce, i poligoni vengono ridotti, la qualità viene conservata, bisogna dargli un attimo di tempo per fare il calcolo. Vedete in alto a sinistra c'è la barra di avanzamento con il processo, ecco, ci ha messo un bel po', fate attenzione quindi a non usare pennelli troppo piccoli, 4 è davvero piccolo, i poligoni si sono abbassati di nuovo e infatti se vado a vederli, maiuscolo F per vedere le facce, oppure questo tasto qui sulla destra, vedete adesso ci sono tutte queste piccolissime facce che riescono a rappresentare tutti questi dettagli di questo naso più o meno da cane. E quindi attenzione, più grande è il pennello, più scarsa sarà la qualità di quello che disegnate. Se lo rifaccio di nuovo, sempre dal basso verso l'alto, con un pennello più grande, vedete, è di qualità più bassa. Adesso ero a 160. Un pennello qualità 26, ecco che è una via di mezzo. Quindi attenzione, più piccolo è il pennello, più riuscite ad avere qualità su quello che fate. Com'è meglio procedere? Di solito è meglio utilizzare comunque all'inizio gli strumenti normali, quindi Move e Clay Build Up, per
Per dare la forma principale, per esempio, se volete creare una creatura, potete cominciare definendo le forme con move, magari delle forme principali, riducete, usate dei pennelli grandi e anzi, tenete possibilmente piccolo l'elemento in maniera che possiate sempre lavorare sulle forme principali. Sto semplicemente definendo delle forme con Snake Hook. Adesso zoom un po' indietro e magari estraggo un po' il collo. E con Clay Build Up vi rimando appunto, come ho detto, all'altro mio video per i consigli su come si utilizzano i vari pennelli, quali siano i pennelli migliori a seconda di quello che desiderate fare. Quando avete definito la forma principale, potete usare questi pennelli per fare delle prove. Per esempio, potreste selezionare un occhio, ridurre ovviamente le dimensioni, ripristino dynamic. Di nuovo, andate a guardare l'altro video per sapere cosa significa e provare a vedere che succederebbe con un certo occhio oppure con un altro. E quindi potete fare delle prove. Invece di annullare, potete sfumar via o usare gli strumenti precedenti come Clay Build Up per andare a ripristinare com'era. Qui avete alcuni elementi, altri elementi sempre di tipo organico sono qui, quindi di nuovo dei nasi, delle orecchie, per esempio questo naso, vediamo come verrebbe. No, per niente. Riduco la dimensione del pennello. Questo potrebbe essere carino anche usato per esempio con la simmetria. Voi potete anche cominciare così e poi andare a utilizzare gli strumenti precedenti per cambiare e quindi utilizzarlo solo come fase iniziale di idea e poi usare i normali strumenti che ci sono già. Per ripristinare o comunque cambiare la situazione, ovviamente usateli come avvio di idee. Per esempio, per l'occhio, probabilmente è meglio che ricavi prima uno spazio, un recesso. Creo uno spazio dove inserirlo, l'osso dello zigomo. E ora posso usare di nuovo lo strumento Move, riduco le dimensioni, ho tolto Dynamic, in questo modo il pennello rimane della stessa dimensione anche quando zoomo. Come vedete è semplice fare delle prove e poi con gli strumenti esistenti andare a modificare comunque l'aspetto per avvicinarsi a quello che avevate in mente voi. Ora vediamo alcuni degli altri, per esempio qui abbiamo delle corna che ovviamente in questo caso andrebbero, se io parto da qui sulla punta, le aggiungo alla punta che c'è già. Se parto da qua sotto, invece in qualche modo si integrano in maniera diversa. Questo non è male come idea, abbasso per avere una maggior qualità. E posso usare questo come punto di partenza, può essere qualcosa che mi ha generato un'idea che non mi era venuta in mente. In quest'ultimo pennello ce n'è ben 85 di forme, sono di vari elementi anatomici, di nuovo occhi, orecchie. Ovviamente non è detto che dobbiate per forza utilizzare una bocca per la bocca o così via. Potete anche farvi venire delle idee diverse. Questo, per esempio, aggiunge
una texture che potrebbe piacermi e potrei trovarla adatta da altre parti piuttosto che per il motivo per il quale era stata creata fin dall'inizio. O quello che magari è pensato come naso potrebbe essere una buona bocca per il mio personaggio, per esempio. Quindi sono delle forme che ovviamente hanno il loro significato, ma la cosa migliore in realtà è utilizzarle in maniera imprevista e in maniera diversa dal solito. Una funzione interessante tra quelle nuove è l'occlusione ambientale. Se voi la premete, occlusion è solo un'opzione di visualizzazione, ma non fa altro che scurire le parti in recesso. E qua potete decidere con quale forza, da nulla, che quindi è come non premerlo, fino al 100%. Come vedete, i dettagli si evidenziano tantissimo. È solo una funzione di visualizzazione, però può essere molto utile. Soprattutto appunto nel momento in cui andate a lavorare sui dettagli e tra l'altro è in diretta, quindi mano a mano che lavorate potete vederla in diretta, quindi vedete io adesso qui se sfumo, qui scompaiono i dettagli, se lavoro con un pennello piuttosto testurizzato come questo ne faccio riapparire di nuovi. Questa è una funzione di visualizzazione nuova che non c'era nella versione precedente e che può essere appunto molto interessante per riuscire ad avere un'impressione migliore della differenza tra dove la vostra scultura è poco dettagliata e dove è molto dettagliata, e quindi potete lavorare un po' meglio la quantità di texture che volete dare al vostro lavoro. Un'altra delle funzioni utili e nuove è questa, Record Turntable. Quindi una volta che la vostra scultura è finita, provate appunto gli altri materiali, per esempio in questo caso potrebbe essere carino uno skin shade con un tono da creatura, avete a disposizione appunto l'occlusione ambientale per mettere in evidenza tutti i dettagli, cliccare su Record Turntable avvisa che la funzionalità è limitata. Se voi date l'ok, in questo momento sta registrando il personaggio che gira, vi chiede dove salvarlo, potete salvarlo. Questo è il risultato. Nella vostra cartella avete il filmato, purtroppo è in un formato che non è proprio completamente standard. Se avete un programma come VLC, quello lo apre più facilmente. E quindi vedete il filmato in questo caso è visibile. Se volete salvarlo in un formato diverso, potete utilizzare sempre VLC perché avete a disposizione Converti, Salva. Dovete semplicemente aggiungere il file all'elenco e poi potete scegliere Converti, Salva, Converti in un profilo diverso. Quindi per esempio io vi consiglio H264, questo è il primo, più MP3, ma l'audio non c'è. Dovete semplicemente decidere un posto e un nome per il nuovo file.
E una volta fatta la conversione, questo sarà un file MP4 che quindi è più compatibile con qualsiasi dispositivo. Questo perché il file originale è in quel formato MPG piuttosto vecchio e poco compatibile. Comunque, questo è come convertirlo con VNC. Quindi, tra l'altro, è in loop. Quindi, se voi qui selezionate Ripeti, potrete vedere che il turntable è perfettamente in loop e quindi potete caricarlo, per esempio, su Instagram e il video funziona in loop. Quindi funzionalità carina, così potete fin da qui dentro preparare una versione turntable. Tra l'altro, se lo inquadrate con un'altra inquadratura, per esempio da qui, e scegliete di nuovo la stessa funzione, la registra facendola girare in un'altra direzione e quindi adesso è stato salvato e visualizzato dall'alto. Si può fare la stessa cosa anche dal basso. Poi ricordatevi appunto la possibilità di salvare le immagini. Sempre per queste cose vi rimando all'altro mio video. Comunque, ecco qui, questi pennelli sono carini. Non abbiamo visto questo che ha delle forme geometriche. Ovviamente, con delle forme geometriche, rende più facile la creazione di altri tipi di sculture, quindi per esempio anche elementi meccanici, astronavi, quello che preferite, insomma. Sono moltissime mesh 3D già pronte che vi possono dare una mano in fase di ideazione e per cominciare, soprattutto se magari non avete ancora molta dimestichezza, ricordatevi anche che avete la possibilità di abbassare l'intensità e questo funziona anche per queste forme aggiuntive, quindi con l'intensità al massimo, come vedete, viene aggiunta molto profonda. Con queste, invece, se per esempio abbassate la densità, potete ottenere un effetto ancora più carino, nel senso che aggiunge un po' di texture, ma senza esagerare, abbassando l'intensità del pennello. Per esempio, tornando qui, questa qua con le scaglie, ripristino la simmetria. Se trovate che sia troppo intensa, potete abbassare l'intensità e in questo modo riuscite facilmente ad aggiungere dettaglio senza esagerare. Questi strumenti possono essere utili sia in fase iniziale per creare le forme generali più grandi, ma possono anche essere utili nelle fasi finali per aggiungere dei piccoli dettagli, soprattutto usando Z Intensity basso. Ok, quindi queste sono le fondamentali differenze che volevo mostrarvi. Tutte le altre funzioni le ho già descritte nell'altro mio video, quindi vi consiglio di andare a dargli un'occhiata anche su come esportare il modello e poi portarlo, per esempio, dentro Blender o qualcosa del genere. Spero di essere stato chiaro e utile e alla prossima occasione.